4 giorni dedicati al rapporto tra uomo, acqua, ambiente e sostenibilità. Mai come in questo momento c'è bisogno di iniziative e progetti concreti. I cambiamenti climatici preoccupano non poco e il Festival della Bonifica ha l'obiettivo di far incontrare e mettere a confronto gli operatori del settore ambientale e dell'agricoltura. Esperti che discutono di tematiche quali l'utilizzo del suolo, la gestione razionale della risorsa idrica, la sicurezza idraulica e strategie per la valorizzazione del territorio. Il Paese è chiamato ad affrontare molte cose, ma credo che tra le molte le politiche di adattamento ai cambiamenti climatici per la sicurezza dei cittadini, il tema della transizione ecologica affrontata in molte sfaccettature, ma la più complessa è quella dell'autonomia energetica. A 100 anni dal congresso che ha posto le basi della bonifica moderna, il sistema dei consorzi oggi è chiamato a far fronte alle nuove sfide dei mutamenti climatici. 100 anni fa avevamo la necessità di togliere l'acqua dai terreni per riuscire a coltivarli e dar da mangiare alla gente, alle persone. Oggi paradossalmente ci troviamo nella situazione opposta, abbiamo bisogno di acqua per poter coltivare e continuare a mantenere fertili quei terreni. Un festival per parlare anche degli obiettivi dell'Agenda 2030. Che cosa possono dare i consorzi di bonifica per raggiungere questi 9 obiettivi dell'Agenda 2030? In questi 2 giorni di simposio discuteremo appunto di questo, obiettivo per obiettivo, cercheremo di capire quali sono gli itinerari e le azioni che i consorzi di bonifica possono portare avanti per dare un loro importante contributo. La parola d'ordine è ritrovare un equilibrio, per far questo bisogna guardare al futuro. Dobbiamo creare tutto una filiera, diciamo, dalla scienza all'azione, alla politica, che deve prendersi carico di questi problemi e non metterli sotto il tappeto, perché se no, sì, allora rischiamo. Se lasciamo lì le cose, rischiamo di trovarci fra 5-10 anni in condizioni gravissime. Presente l'assessore all'agricoltura Federico Caner. Bisogna dire che la Regione Veneto già da 10 anni investe molto, 93 milioni di bilancio regionale, oltre 400 milioni grazie all'utilizzo di fondi nazionali, quindi i nostri consorzi di bonifica hanno potuto, grazie alla loro progettualità, portare a casa parecchi soldini. Ora abbiamo altre 2 sfide importanti, il PNRR e nuovi bandi nazionali. Un festival tra convegni, incontri, spettacoli, concerti e mostre, tutto dedicato al rapporto tra uomo, acqua e territorio.